Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Ilarione, happy birthday to you. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono molto contenta di fare questo video perché tornano in auge le ricette. Come potete vedere da questa scritta e da questa corona molto fancy, da poco è stato il mio compleanno e domani, che è sabato, festeggerò con tutti i miei amici e quindi ho detto perché non farmi una bella torta per me, la mia torta preferita, che è la torta Sacher, e ho detto perché non portare i miei spettatori con me nel procedimento della torta, quindi andremo a fare la torta insieme. Prima di tutto vi invito ad iscrivervi al canale, come sempre, di commentare, mettere like se il video vi è piaciuto e mi raccomando lasciatemi dei consigli sui video che vorreste vedere. Detto questo, io sono super super carica per fare questa ricetta, spero che venga bene, incrociamo le dita, ma di solito io sono una grande pasticcera. Umiltà, sempre solo umiltà, e comunque niente. 3, 2, 1, pronti per la ricetta? Eccoci qua nella nostra bella cucina. Intanto vi vado a dire quali sono gli ingredienti per fare la torta, proprio pan di Spagna al cioccolato, no? Della torta Sacher, che sono 125 grammi di cioccolato fondente di ottima qualità, 110 g di burro che ho già pesato, 150 g di zucchero semolato che abbiamo da qualche parte, 5 uova, 110 g di farina 00, 30 g di zucchero a velo e un pizzico di sale che non manca mai. Questo per questa teglia qua che ho già foderato con la carta forno. Direi che gli ingredienti li abbiamo tutti e adesso, come potrete immaginare, andremo a prendere la planetaria, il nostro grande attrezzo che ci porta grandi gioie e ci aiuta nel preparare dolci e altre ghiottanze da molto tempo. È la svolta della cucina. Già è difficile questa situazione, pensavo fosse più facile. Bisogna dividere i tuorli dagli albumi, che palle, e montare a neve gli albumi con lo zucchero normale fino ad ottenere una meringa lucida e morbida. Perfetto, quindi la planetaria per il momento la facciamo scomparire, perché poi la planetaria l'andremo a usare per fare l'impasto, proprio per tenere tutto lì dentro e non sporcare 100 ciotole, ma già inizieremo a sporcarle. Che pazienza! Prendiamo un'altra ciotola, tanto per cambiare, con anche le fruste per fare la meringa, e poi qua metteremo i tuorli che andranno messi nella planetaria per fare tutto il composto insieme. Speriamo non mi vada del rosso nel bianco, perché sennò è la fine, visto che ormai sono un'esperta di ogni volta che devo dividere le uova puntualmente un po' di rosso ci va dentro, di tuorlo. Primo, siamo salvi. Secondo, siamo salvi. Terzo, siamo salvi. Quarto, siamo salvi. E quinti, siamo salvi. Che dire, grande pasticcera. Ora vado a mettere lo zuccherino semolato all'interno dei tuorli e andiamo a frullare, prima con una potenza bassa e poi pian piano alta finché non diventa bella spumosa, ma dopo vi faccio vedere come deve diventare. Questo è l'aspetto finale che dovrebbe avere e soprattutto non deve cadere se la rovesciate, quindi questa va benissimo. La mettiamo da parte un momentino e riprendiamo la magica planetaria. Dobbiamo quindi mettere il burro, che però secondo me non è abbastanza morbido. Lo faccio andare qualche secondo in microonde, variamo un po', anarchia. Perfetto, super morbido. Lo mettiamo nella planetaria con una bella spatolina. Zucchero a velo con il burro, lo dobbiamo montare. E intanto facciamo andare in microonde il nostro cioccolato, che dovrà sciogliersi non tutto insieme, un po' per volta, tipo 30 secondi lo tirate fuori, mescolate, 30 secondi lo tirate fuori, mescolate, sennò si brucia. Provato sulla mia pelle. Iniziamo a far andare la planetaria e poi ci spostiamo al microonde per il cioccolato.
pasticcera. Bene, dopo varie peripezie siamo riusciti a montare sto benedetto burro con lo zucchero a velo. Adesso andiamo a incorporare pian piano le uova e poi andiamo a mettere il cioccolato fondendo, che però è ancora caldo, quindi lo metteremo tra un pochino. Intanto che la crema va, qua abbiamo il nostro cioccolato fuso che deve essere girato finché non diventa freddo. 10 years later. Bene, la planetaria mi sta facendo arrabbiare. Ultima chance perché mi stanno girando. Proviamo questa, vediamo se viene sta c***o di crema. Verrà mai? Chi lo sa. Il cioccolato è freddo. E adesso lo mettiamo dentro all'impasto. Una vita intera ci vuole, porca miseria. Intanto accendo il forno statico, 180 gradi. Adesso facciamo una bella cosa, togliamo questo e andiamo a mano perché non ce la faccio più. Questa volta la planetaria è stato solo un bastone tra le ruote, però la crema che doveva venire è venuta bene, almeno questo. Ed è così, ragazzi, questa è la crema a cui adesso andiamo felicemente ad aggiungere i nostri albumi montati un po' alla volta, non tutti insieme. E mescoliamo dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, finché non si amalgama tutto. Ho un braccio ormai da bodybuilder dopo aver mescolato tutta questa cosa, però ce l'abbiamo fatta. Questo è il risultato, molto liscio, però comunque spumoso e lucido. Adesso vado a setacciare la farina dentro. E poi abbiamo praticamente finito. La farina comunque non è tanta, quindi la metto tutta insieme. E adesso la vado a mescolare, sempre dal basso verso l'alto, anche la farina. Adesso la andiamo a mettere nella nostra teglia, che ho leggermente imburrato. Ma comunque non serve più di tanto imburrare, perché c'è già la carta forno sotto. Ed essendo una teglia cerniera, alla fine si stacca tranquillamente. Questo è il risultato finale della torta. Ovviamente se si fa in una tortiera un po' grande come questa, che è 25 cm di diametro, verranno due strati. Se si fa in una da 20, tre strati. Comunque direi che la consistenza è ottima, non vedo l'ora di infornarla. Siamo pronti per sfornare, direi. È il momento della prova dello stecchino. Non è rimasto niente, è pronta. Adesso la facciamo riposare qualche minuto e poi la giriamo. L'abbiamo girata, direi che è molto carina, così il pezzo sopra è bello liscio. La lascio raffreddare una ventina di minuti, così poi è pronta per il taglio e per la marmellata. Vieni, vieni, l'ospite che mi aiuterà a tenere la torta. Si è raffreddata, adesso con questo arnese qua andiamo a tagliarla. Così viene pari, tutta uguale. Perfetta! Tracchete! Tagliata! Adesso vediamo. Ce l'abbiamo fatta, possiamo respirare. L'appoggiamo qua un attimo e qua abbiamo la metà. Ovviamente la metà che starà con la testa sotto è quella che nella teglia era sopra, perché formando la crosticina deve stare sotto, sennò poi viene brutta sopra. Prendiamo la nostra marmellata di albicocche e lo sciroppo di zucchero che andiamo a preparare subito. In un bicchiere mettiamo dell'acqua e un po' di zucchero, non so quanto, io vado molto a occhio perché nella ricetta non c'è, ma questo serve per tenere la torta umida. Testiamo una briciola. Super buona. Prendiamo poi un pennello e la andiamo a mettere poca, non tantissima, giusto per bagnare un po' la base
e che non si secchi, così rimane tutta bella moist. Abbondo sui lati perché i lati sono sempre quelli più secchi. E adesso apriamo la marmellata, se ce la faccio, trick, e vado un po' a mescolarla così non è troppo dura e vado a spalmarla sulla torta. Di marmellata ne servono 300 grammi, io qua ne ho 370, vado un po' a occhio, quella che mi serve la metto, non faccio la griccia sicuramente. La mettiamo e la spalmiamo, questa ha anche i pezzettini dentro, che io apprezzo molto. Ho fatto uno strato non troppo esagerato, perché comunque la marmellata adesso andrà anche sopra. Adesso rivoltiamo l'altro disco sopra e adesso vado a metterla sopra. Sopra ovviamente ne metto un po' meno che quella che ho messo al centro. Serve soltanto per darci un coat finale. La lascio anche sbordare perché tanto va messa anche nei bordi, deve essere completamente ricoperta. La torta ora, come potete vedere, è bella ricoperta di marmellata e ora la andiamo a mettere un po' in frigo, che così si setta tutto quanto per bene. Benissimo, ora che la nostra torta è in frigo, passiamo alla ganache che andrà messa sopra alla torta, con 270 grammi di cioccolato fondente e 190 grammi di panna liquida, non zuccherata. Andiamo a accendere il fornello e quando la panna avrà raggiunto il semibollore ci buttiamo dentro il cioccolato e mescoliamo, molto molto facile. Ora ho messo il cioccolato e mescolando dovrebbe tutto amalgamarsi e diventare una bella crema di cioccolato liscia, liscissima. La crema si è formata, molto facile, questa è veramente una cavolata. E adesso quando la torta è fredda e questa si è un po' intiepidita, la andiamo a colare sopra. La torta l'ho appena tolta dal frigo, non l'ho tenuta tanto, giusto il tempo di rassodarsi, tipo 5-10 minuti. Qua c'è la nostra mitica glassa che abbiamo fatto intiepidire. Mescolo un po' e vado a mettere sulla mia sacher tort un po' di glassa, non so quanta metterne, così per il momento basta, e vado a stenderla uniformemente e anche se cade ai bordi come la marmellata non importa perché deve essere tutta ricoperta la torta completamente. Allora adesso ne prendo pian piano un poco, adesso dove è colata ovviamente l'appiattisco, poi ne prendo un po' e la vado a mettere nei lati. Lo faccio anche dalla vostra parte. No, perché? Tutta la maglia sporca di cioccolato. Rischi del mestiere, rischi del pasticcere. Ovviamente, essendo la torta fredda, la ganache si stucca un po' meglio. Ovviamente, se non hai la mano così, non viene bene la torta, ve lo dico. Direi che l'abbiamo ricoperta tutta. Ne metto un altro po' nei punti in cui sono stata un po' tirchia. Vado anche un po' sopra per vedere se riesco a farla più liscia, cosa che non ci sto riuscendo. Spoiler, ma porca miseria, ma perché io non sto ferma? Devo stare ferma io. Va bene così. Questa è la torta tutta ricoperta di cioccolato. Mi lavo le mani. La torta si è raffreddata, guardate che bella che è, sono super soddisfatta. Qui abbiamo i disturbatori che fanno casino, ma non importa. Adesso è arrivato il momento fatidico, devo scriverci sopra e ho intenzione di scriverci Happy Birthday to me con la ganache che è avanzata, che ho messo dentro a una sac à poche. Adesso vado a tagliare la puntina. Devo vedere quanto farla larga la scritta, la prova. Direi che così è la dimensione perfetta e adesso proviamo.
Beh, vi dico, non male. E ci disegnerò anche una corona per rimanere in tema. La scritta per il momento è così, non si vede niente, però è venuta bene, promesso, giuro, dopo vi faccio un close up. Direi niente male. Adesso vi faccio vedere il close up. Grande pasticcera, vorrei dire, grande pasticcera. Bene, ho dovuto spegnere un po' di luci per farvi vedere la torta finita, ma ragazzi, i Gino Massarri hai solo da imparare. Molto bella, molto bella. Adesso la metterò in freezer e se mi ricordo faccio anche la reaction di chi la mangerà. Ciao!